Regno Unito. Tasso di disoccupazione 4.8%. Professioni più richieste: web designer, programmatore, cuoco, pizzaiolo, interprete, ingegnere, operatore call center, insegnante. Tuttavia sottolineiamo che la competizione è alta ed i requisiti richiesti per lavori ben qualificati sono sopra la media. Se ambisci a posizioni rilevanti è opportuno guardare altrove. Belgio. Tasso di disoccupazione 6.9%. Professioni più richieste: psicologo, architetto, medico, ingegnere, analista finanziario. Qui il livello di qualità della vita è parecchio alto, però fra i requisiti principali richiesti per lavorare c'è da sapere la conoscenza del francese e dell'inglese. Norvegia. Tasso di disoccupazione 4.0%. Professioni più richieste: lavoratori del comparto edile, ingegneri, autisti, cuochi, laureati in economia, assicuratori, agenti commerciali, esperti IT. Il mercato del lavoro in Norvegia è in espansione, gli annunci, circa il 60%, non vengono pubblicizzati sui siti dedicati. Si consiglia di visitare i siti internet aziendali per candidarsi. Svizzera. Tasso di disoccupazione 5.3%. Professioni più richieste: lavoratori del comparto edile, programmatore, personale assistenziale, falegname, ingegnere civile, meccanico, muratore. Sono più di 500.000 i residenti svizzeri, che discendono da nostri connazionali. Ci sono ottime opportunità per un italiano in cerca di impiego. Germania. Tasso di disoccupazione 3.5%. Professioni più richieste: medico, infermiere, operatore socio-sanitario, ingegnere, IT expert, meccanico, elettricista, autista, lavoratore del comparto edile. Questo paese offre diverse opportunità lavorative e, tutto sommato, per un italiano, non risulta poi così difficile ambientarsi.